Mentre si cerca di scongiurare l'ipotesi del commissariamento del Maggio Musicale, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di inviare un'ispezione per fare una verifica sui documenti e sulla posizione del sovrintendente Alexander Pereira, indagato per peculato. Per gestire questo travagliato momento della fondazione, il presidente della regione Eugenio Giani lancia la sua soluzione: scindere la figura del sovrintendente da quella del direttore artistico, funzioni oggi riunite in una sola persona, Pereira appunto. Lo statuto della Fondazione del Maggio prevede che siano due ruoli distinti, quello del sovrintendente, che è chiamato a curare, diciamo, anche l'organizzazione contabile, il bilancio dell'ente, e un direttore artistico con compiti ben definiti, che è invece quello che imposta la programmazione, si rapporta ai vari direttori d'orchestra, organizza quello che sono gli spettacoli di uno degli enti lirici più importanti al mondo. Già il fatto di ritornare a dare due volti a queste figure, oggi è tutto concentrato su Pereira, impropriamente a mio giudizio, perché lo statuto prevede che siano due figure distinte, potrebbe consentire l'individuazione di una persona che intanto come direttore artistico può svolgere il proprio lavoro. Fare subito un direttore artistico alleggerirebbe la tensione. Nella bufera del teatro c'è anche l'attesa per il verdetto dei sindaci revisori della fondazione, chiamati a chiarire se i soldi stanziati dal Ministero per ripianare il deficit di 54 milioni di euro siano davvero stati utilizzati da Pereira per la spesa corrente.